14 anni dopo aver annunciato la loro separazione e stavano per divorziare, le superstar italiane Albano Carrisi e Romina Power si stanno riunendo, professionalmente, se non romantiche. Romina Power e Albano Carrisi in tempi più felici. Secondo un rapporto dello scorso luglio sulla rivista tedesca Bild, la coppia apparirà e si esibirà sul palco di un festival musicale russo-italiano, a Mosca il 17 e 18 ottobre. La coppia italiana è stata sensazioni europee dalla prima volta che si sono esibiti come duo nel 1975 fino alla rottura del loro matrimonio di 29 anni nel 1999. Abbiamo una documentazione più approfondita delle loro carriere nel loro profilo CSMR 2011, che puoi visualizzare qui. Vincitori del Golden Globe Award tedesco nel 1985 per La martellante felicità, che ha venduto più di 6 milioni di dischi, hanno rappresentato due volte l'Italia all'Eurovision Song Competition e due volte hanno gareggiato al Music Festival Sanremo, vinto nel 1984 e finito runner nel 1985. Detengono il record per l'industria musicale italiana per avere 4 canzoni contemporaneamente nella top 10 della classifica. Sono anche apparsi in 7 film italiani insieme dal 1967 al 1983. Romina Power è la figlia della star del cinema americano Tyrone Power. Albano e Romina oggi. Il loro divorzio nel 1999 è stato alimentato dalle tensioni coniugali create dalla strana scomparsa nel 1994 della figlia maggiore, Ilenia Carrisi. Una giovane star della TV italiana, la loro figlia di 24 anni, è stata vista l'ultima volta nell'indiscutibile compagnia di spacciatori neri di New Orleans. Si ritiene che abbia un problema di droga e all'epoca apparvero diversi rapporti, sostenendo di averla vista saltare da un ponte nel fiume Mississippi. Albano ha mantenuto un ritmo di carriera positivo negli anni dal suo divorzio nel 1999 dai Power, registrando regolarmente e esibendosi in tutta Europa. Oggi, spesso indossando un cappello di feltro bianco sul palco per nascondere il suo sottile patè, è stato famoso per l'ultima volta eseguendo un duetto dei suoi più grandi successi con la superstar Schlager Helene Fischer nel suo speciale a RDTV di 3 ore il giorno di Natale 2012. Power è tornata negli Stati Uniti nel 2008 e si è lamentata del fatto che il pubblico italiano l'ha scelta in un ruolo pop che ritiene di aver sovraperformato. Volevano solo che cantassi musica per bambini, ha detto a un giornalista. Stabilitasi in Arizona, è diventata attiva nelle sue attività ambientali e ha scritto una biografia del suo famoso padre star del cinema. Qui, in qualcosa che potrebbe essere un campione simile a quello che i frequentatori di concerti di Mosca potrebbero vedere in ottobre, Albano si è esibito con sua figlia e Romina Crystal Carrisi a Mosca nel 2011.